nasce da l'idea di portare un format finlandese che si chiama Sekatin, che è molto diverso dalla nostra serie, che però è molto affascinante perché loro trattavano nel formato originale, sono le storie di quattro ragazzi in una clinica, ma loro hanno un format molto breve di 7 minuti, quindi diciamo ogni puntata è un po' una scena che coinvolge uno di loro all'interno di quella clinica. A noi però piaceva molto il tema, ci piaceva molto parlare del limite tra normalità, o almeno quella che viene percepita come normalità, e malattia mentale. E per questo poi abbiamo sviluppato una narrazione per quanto diversa, noi abbiamo episodi da 25 minuti, però insomma partendo da quella tematica per raccontare le storie di quattro ragazzi, quattro adolescenti che si trovano in una clinica psichiatrica, però diciamo cercando di creare dei personaggi che non fossero schiacciati dalla malattia, ma che in qualche modo la sfida era raccontare personaggi veri che non fossero solo un riflesso della malattia, ma allo stesso tempo che raccontare comunque un disagio che vivono ogni giorno e che quindi entra a far parte di loro. Perfetto, Innanzitutto, volevo farvi i complimenti perché io non sapevo molto cosa aspettarmi da questa serie e quello che ho visto mi è piaciuto tanto, quindi non vedo l'ora di poter andare avanti e poter vedere oltre. Una cosa che mi è piaciuta, che appunto avete un po' anticipato voi e che vorrei chiedere però agli attori, è il fatto che i personaggi non sono solo identificati dal loro comunque disturbo mentale, ma sono dei personaggi complessi, sono degli adolescenti che vivono la loro vita e che quindi hanno sia le problematiche degli adolescenti, problematiche, gioie, sfide degli adolescenti e poi anche quelle della loro condizione. Quindi volevo chiedervi a voi quattro quali sono le cose di cui vi siete innamorati dei vostri personaggi e quali sono quelle che vi piacerebbe che arrivassero di più al pubblico. E come hai detto tu, Laura, che sono degli adolescenti, cioè sono degli adolescenti in tutto e per tutto, che vivono la loro età con le loro fragilità e debolezze come tutti gli altri adolescenti, no? E io credo vivamente che molti si in qualche modo, cioè, ritroveranno se stessi, no? Guardando Mental, non nella patologia, ma in altro, cioè nel racconto del personaggio, in quello che è la vita di ciascuno di noi, di Nico, di Michele, di Emma e di Daniel, perché al di là della patologia poi c'è la vita in qualche modo. E soprattutto cioè, l'accettarsi per come si è e anche piacersi per come si è, perché forse è la cosa più difficile, anche accettare l'altro, no? Siamo continuamente, cerchiamo sempre di cambiarlo, l'altro, di cercare cose che non ci piacciono nell'altro, invece dovremmo semplicemente farcelo piacere in qualche modo, e anche perché si scoprono tante cose nell'altro, anche cose di se stessi. E quindi vorrei che chi guardasse Mental capisse semplicemente questo, capisse che l'aver bisogno dell'altro non è dimostrazione di debolezza, non è una debolezza, anzi è una grande forza, soprattutto saperlo ammettere di aver bisogno dell'altro, perché forse si sappa sempre di più rispetto insomma, da questa cosa, no? Si ha quasi paura di dover aver bisogno dell'altro, e invece da soli non si va da nessuna parte, non si fanno cose belle, ecco, e non si ha la possibilità di fare cose belle da soli. La cosa importante è che quando ero sul set non pensavo a fare una ragazza anoressica, ma ero Emma, che è una persona che ha il suo carattere e le sue fragilità, le sue forze. E quindi intanto l'ho amata solo per il fatto che per me esisteva ed era tangibile. E spesso più lei non si amava, più io l'amavo. E
E anche questa cosa che poi hanno tutti i personaggi, che sono degli esseri vivi, vibranti, che hanno un vulcano dentro di emozioni, di vita. E in particolare Emma poi tutto questo lo nasconde, lo tiene lì fermo e ha questa facciata così di freddezza, ma che nasconde veramente il mondo. Quindi mi ha regalato il fatto di vivere a mille, cioè che poi anche la recitazione, quello che mi piace, è proprio il fatto di vivere con il cuore a mille, come quando vivi i momenti più importanti della tua vita. Ecco, era sempre così. E poi mi riaggancio anche a quello che ha detto Greta, il fatto che non ci si salva da soli, quindi Emma fa fatica, però poi capisce che ha anche bisogno degli altri, ma la cosa importante secondo me che capisce è che anche gli altri possono avere bisogno di lei, quindi forse ha fatica, ma poi si scosta un po' dal suo, da tutto il suo mondo, dal non accettarsi e capisce che forse com'è lei così già va bene, può essere amata e può fare la differenza per qualcuno, che sia Nico o altre persone che incontra. Riguardo invece il personaggio di Michele, credo che quello che vorrei la gente capisse è che, come il mio personaggio, ma anche i personaggi degli altri, sono personaggi che hanno un'estrema sensibilità e verità. E quindi non sono personaggi che vanno giudicati, perché alla fine siamo tutti uguali. E credo che questa sia la cosa più interessante del lavoro che abbiamo fatto. E lo abbiamo fatto con una libertà che ci ha portato a trovare dei reali sentimenti che sono serviti da scambio. E quindi vorrei che si percepisse questa roba qua. È stato un bellissimo percorso, è stato possibile grazie agli attori, grazie alla regia, grazie alla sceneggiatura, grazie a tutti. È tutto un mix di energia insomma, c'è bisogno di che questa serie vada oltre, che se ne parli, perché prodotti così se ne vedono poco. Secondo me questi quattro personaggi sono quattro personaggi forti, tutti e quattro, perché sono in un certo modo e non si rinnegano comunque. Poi ovviamente non vengono accettati, magari vengono allontanati, eccetera. Però la cosa bella è vedere come loro sono sempre fedeli a loro stessi e che finalmente si trovano, si sentono accettati appunto nel rapporto con gli altri. Quindi quello appunto è il punto focale e la cosa che mi è piaciuta di più del mio personaggio è stata la libertà che ha rispetto a qualsiasi cosa, rispetto a convenzioni sociali, rispetto a tutto. E credo che sia completamente libero. E questa è stata una delle cose più belle perché è difficile da vedere nella realtà, appunto, come cosa. Una libertà assoluta, una persona che è così come la vedi, che ti dice quello che pensa senza nessun tipo di doppio fine o cose del genere. È una domanda molto bella perché la normalità come concetto non esiste, nel senso che la normalità è messa in un contesto e questo contesto ce lo siamo creati noi. E la cosa che a me un po' fa paura è che qui in questo mondo non esiste più la carità, non esiste più il guardarsi negli occhi, si ha paura degli altri e soprattutto non si aiuta più nessuno. E quindi questo concetto di normalità di cui noi stiamo parlando, di cui vorremmo avere una risposta, secondo me non c'è. L'unica salvezza che hanno i nostri personaggi è che accettano di stare in questo mondo. Questo mondo a loro fa male perché non vengono capiti, ma la cosa bella è che sono i sentimenti che abbiamo dentro che fanno la differenza e l'incontro con le persone anche nella vita reale è questo che ci cambierà la vita. Il resto sono cose
secondo me, purtroppo, estremamente tristi, perché questo mondo non dà spazio a nessuno, oppure dà spazio sempre alle stesse persone, dà spazio a noi che stiamo parlando e stiamo facendo una serie TV, ma di gente seria che ha quei problemi lì ce n'è ed è pieno, e quella gente lì purtroppo ha poco spazio. Noi cerchiamo di darglielo portandoli in scena, però la verità è che non siamo loro, quindi... Questa cosa qua a me mette sempre molta tristezza. Io sono d'accordo con Romano. Io ci ho pensato spesso alla parola normalità e quindi sono arrivata alla conclusione che o non esiste oppure va rivalutato come termine, cioè devi comprendere il 90% delle cose che non comprende. E poi penso che il problema sia proprio il fatto della paura della diversità, che poi ti fa dire questo normale, questo no. E non è facile, perché comunque io penso che se venissi a contatto con uno di questi ragazzi che interpretiamo, non sarebbe facile, magari non conoscendo il loro mondo. Però ecco, forse questo approfondire la diversità fa capire quanto poi alla fine... Cioè, se una cosa esiste, vuol dire che non è sbagliata o che non è qualcosa di anormale. Vuol dire che già il fatto di esistere è normale. Quindi è proprio una questione di riconoscersi come persone. Siamo tutte persone con le proprie diversità e non può esserci una categoria che sia esclusa. Sì, questo. Anch'io sono d'accordissimo con tutti, perché non credo che possa esistere un metro di misura per le persone. Cioè, non puoi categorizzare una persona nell'essere normale o nel non esserlo, appunto. E anzi, in realtà dovremmo capire, accettare il fatto che siamo tutti diversi e dovremmo fare tesoro di questa cosa, delle diversità di tutti quanti. Perché siamo tutti diversi, sì, ma alla fine siamo tutti uguali, perché tutti proviamo emozioni, tutti viviamo la stessa vita, diciamo, quindi sì, siamo tutti uguali e tutti diversi. E se posso aggiungere, cioè ovviamente noi riusciamo a dire queste cose, almeno io riesco a dire oggi, ma siamo tutti uguali, non c'è diversità, che cos'è la normalità, ma perché l'ho capito. Cioè, nel senso, l'ho capito grazie, insomma, facendo questa serie, e, cioè, forse la Greta di 4 mesi fa, ho sempre detto, ma quanto è strano questo, ma quanto è strano. Però oggi dico, ma strano rispetto a chi? Rispetto a me? È ovvio che sia diverso da me, siamo tutti diversi, questo è il punto. E quindi, cioè, non è una verità... Greta lo dice oggi perché l'ha capito, lo dico oggi perché l'ho capito, ma forse 4 mesi fa non lo sapevo, quindi forse anche questo il motivo per il quale, no, forse fa bene guardarsi questa serie, cioè anche in preparazione, no, pensavo sempre, ma cazzo, è giusta come la sto facendo, forse è sbagliata, forse è giusta, forse è sbagliata, e poi un giorno ho detto, ma perché, cioè, c'è un giusto e c'è uno sbagliato, c'è il tuo modo di fare le cose, e questo secondo me, se lo capisci, è una roba figa. Quello che temo di più è che temo ancora di più, perché poi la serie rimane, è il giudizio. L'unica cosa che durante gli incontri con psichiatri, psicologi e persone che sono affette da disturbi del comportamento del pensiero in maniera grave, patologica, mi metteva veramente a disagio nel mettere in scena questa storia, era la paura che il pubblico giudicasse questi personaggi come semplicemente matti e che non li ascoltasse. E quindi tutte le energie che ho, insomma, di messa in scena sono andate verso un amore incondizionato verso questi 4 attori che ho avuto la fortuna di dirigere, e verso un progetto che è nato in maniera, secondo me, assolutamente spericolata da parte di Rai Fiction e Stand By Me, cioè mettere in scena qualcosa che è assolutamente rimosso dalla società, farlo senza
voler rassicurare nessuno, ma semplicemente mettendo in scena dell'umanità, problemi, crisi, come ogni adolescente si porta appresso. Se questo bisogno che c'è stato da parte di Pietro e Laura nel scrivere questa storia poi si tramuta in assenza del giudizio sulla patologia da parte dello spettatore, io sono felice, perché prima che patologia siamo persone.